terza giornata del Taormina Film Fest. Si è appena concluso l'incontro della Tau Class dal titolo Unforgivable, ovvero Indimenticabili, con la bellissima Gloria Guida, indimenticabile appunto attrice del cinema, della commedia italiana degli anni 70-80, e con l'indimenticabile anche lui Ron Moss, ovvero il celebre Ridge della soap opera Beautiful. È stato un momento particolare ed intenso che ha visto i due attori rispondere alle domande con una semplicità e con una naturalezza a dir poco incredibile. Andando nel dettaglio dell'incontro, possiamo certamente dire che ciò che ha colpito è stata Gloria Guida, che ha mostrato la sua felicità nello stare davanti alle telecamere e quindi ha manifestato la voglia di riprendere a fare soprattutto cinema. È contentissima di essere diventata nonna, e una Gloria Guida che, nonostante siano passati tantissimi anni, resta davvero bellissima. E invece Ron Moss ha raccontato il suo percorso sia di vita che a Beautiful. Non tutti sanno, per esempio, che Ron Moss è un medico, quindi ha studiato medicina, ha iniziato la specializzazione, poi ha deciso comunque di fare l'artista. Indubbiamente ha fatto centro perché con Beautiful è diventato un attore senza alcun dubbio affermato, e adesso vuole cimentarsi con la regia. Infatti in cantiere ci saranno due film, di cui uno che vedremo presto, che lo vedrà sia come regista che come interprete, e un altro di cui però non ha voluto svelare nulla, che riguarderà più che altro un tema scottante e importante come quello della pedofilia. E dopo l'incontro siamo venuti qua a casa Taormina, questo momento di pausa, e siamo in attesa del cocktail che si terrà nella bellissima location del Grand Hotel Timeo, nella terrazza di questo lussuosissimo hotel. E adesso vi lascio con l'intervista a Gloria Guida. Una nuova giornata al Taormina Film Fest, e oggi abbiamo con noi Gloria Guida, che è una delle attrici più amate e più famose della commedia italiana degli anni 79-80. Quindi a tu per tu con Gloria Guida. Mi piace questo 70-80, perché io vado sempre verso gli 80, no? Tendo a ricordare più il periodo 79, ecco, però anche per me stessa, no? Perché sennò gli anni li scoprono tutti subito. E qual è la domanda? Adesso le faccio la domanda. Okay. Secondo lei, perché le commedie degli anni 80 e comunque il cinema italiano, che adesso viene anche riscoperto, non viene più prodotto? Perché non lo so, perché non ci sono più io, forse. Non lo so, perché c'è un altro, giustamente gli anni passano e funziona un altro tipo di cinema, di storia, di attori, di attrici. Non si può fare sempre lo stesso cinema. Viva la commedia all'italiana, questo io lo dirò sempre, però è chiaro che tutto va avanti, insomma, si deve correre, e allora i generi cambiano, giustamente. Crede che l'aver reinterpretato comunque anche un personaggio, se vogliamo, talvolta adolescenziale, comunque con una bellezza non indifferente, possa averla penalizzata in un qualche modo nel suo percorso televisivo? Televisivo? Cinematografico? Cinematografico forse, perché purtroppo esiste l'etichetta e quella te la affibbia, no? E non te la togli più. Quindi io ancora adesso vengo ricordata come la liceale, alla mia veneranda età. Però insomma, ho fatto anche altro cinema, ho lavorato con John Huston, che è stato sia regista che compagno di lavoro fantastico in un film che si chiamava Il Triangolo nelle Bermude, che poi con Dino Risi, con Sergio Corbucci, Bruno Corbucci, con Steno, insomma ho fatto tanto altro cinema. E ho anche fatto teatro, che questo è il mio vanto, perché teatro è un'emozione pazzesca, cioè avere la gente lì che ti può quasi toccare, tu che sei lì e devi comunque ricordarti tutto a memoria, tutta la parte recitativa, tutti i movimenti, i balli se ci sono, le coreografie, insomma è bella tosta. Però sono felice di aver fatto teatro, sia commedia musicale che prosa, perché comunque è una grande scuola e lì impari tutto. E perché ha lasciato perdere? Ho lasciato perché mi sono dedicata ad altre cose, alla mia famiglia, a mia figlia, e quindi ho abbandonato per più di 20 anni.
Però è stata una mia scelta e in qualche modo comunque mi è anche servita perché per non stancare troppo con la mia immagine. Quindi adesso ritornare credo che sia apprezzato. E c'è un film che vorrebbe più di tutti interpretare? Io adoro le commedie all'italiana, quindi per me rimangono quelle. E quindi avere la possibilità di avere un bel ruolo in una commedia all'italiana con grandi attori, quello sarebbe il mio sogno. E poi, chi lo sa, magari anche televisione o magari insomma cercare di spaziare, di fare il più possibile. Io ho sempre cercato di imparare e di studiare, per cui il canto, il ballo, la recitazione mi portano ad avere un po' più di apertura. E quindi io spero che, avendo dedicato tanto tempo comunque allo studio, insomma, che questo poi serva e che sia di aiuto, insomma, altrimenti che facciamo qua? E non a caso abbiamo visto che in Io canto lei rappresentava anche, l'abbiamo vista anche in una versione diversa televisiva, così come invece eravamo abituati a vederla solo cinematograficamente. Dove si vede tra 20 anni? Tra 20 anni, oddio, tra 20 anni ci sarò ancora, chi lo sa, non lo so. Comunque, ecco, anche appunto Io canto, ero una giurata e giudicavo dei bambini bravissimi, uno più bravo dell'altro, e anche quella è stata un'esperienza bella, positiva, importante, con Gerry Scotti che era il presentatore, che insomma, tutto fa brodo, per dirla in parole povere, tutto serve e tutto insegna. Quindi più cose si fanno, più cose metti nel bagaglio è sempre certo. E un'ultima domanda, cosa pensa del Taormina Film Fest ora che anche lei è una delle protagoniste, infatti stasera verrà premiata? Sì, ah, lo sa, non è una sorpresa. Beh, io mi ricordo che venni a Taormina tanti anni fa, non diciamo quanti anni, e mi premiarono con l'Arancia d'Oro, che era un premio molto prestigioso allora, che credo che non ci sia più. Quindi per me salire su questo palcoscenico del teatro greco è una emozione. Il Sistina e il Teatro Greco, ecco, questi sono i due punti, e l'Arena di Verona sono i tre massimi secondo me. Quindi questa sera forse mi tremeranno un po' le gambe. Comunque fa piacere ricevere un premio sempre. Grazie, bellissima. Ciao, grazie.